Siamo in compagnia di Paola Cordella, allenatrice dell'Under 15 dell'Independiente Ivrea. Piemonte è tornata in zona arancione e voi avete ripreso gli allenamenti. Come avete vissuto questi momenti? È stato un po' difficile per le ragazze accettare questo periodo di stop, però adesso siamo tornate, sono molto contente. Oggi facciamo un amichevole con la squadra delle ragazzine più piccole e proviamo alcune cose, sono un po' arrugginite però... Insomma, siamo ripartiti, l'importante è quello. Qualità del lavoro è importante, che cos'è che fate in questa bella giornata di sole? E oggi abbiamo fatto una parte di riscaldamento e poi cerchiamo di ritornare in campo, di riprenderci i minuti che abbiamo perso. Eh, avevamo iniziato molto bene la stagione, avevamo anche vinto tre partite, eravamo... è un campionato molto complicato il nostro perché gareggiamo contro Juventus, Torino, squadre professionistiche. L'anno scorso è stato un po' un anno di, di inizio, quindi complicato, Avevamo, mh, abbiamo preso diverse partite un po' complicate, quest'anno abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto questo stop, adesso cercheremo di fare questo tipo di amichevoli per far recuperare il campo alle ragazze, far riprendere i tempi, gli spazi di gioco. Sono un po' nervose perché quello che prima riusciva adesso non riesce e chiaramente ci andrà ancora un po' di tempo, come tutti, ecco, penso come tutte le categorie. Invece per quanto riguarda la programmazione da qui ai prossimi mesi avrete qualcosa già in programma, soprattutto magari tornei, si parla tanto di organizzare i tornei a giugno, com'è la stazione? Questo non lo sappiamo ancora perché non sappiamo se, se, se sarà possibile per la federazione darci questa possibilità. Ecco. E vediamo se, se riaprono tutto e diventa una cosa ufficiale, chiaramente noi parteciperemo. Eh, L'idea delle ragazze sarebbe anche quella di fare dei tornei fuori per poter fare gruppo perché è un'annata molto complicata: sono adolescenti e vorrebbero comunque andare in albergo e stare fuori. Vediamo di organizzare qualcosa di questo tipo e poi faremo qualcosa sicuramente qui in casa nostra. Dalla prima ripresa quest'anno a gennaio, alla seconda qualche settimana fa quando Piemonte è entrato in zona arancione, quali sono state le differenze tra le ragazze? Cos'è che le ragazze cioè, hanno trovato di differenza? E la prima volta era tutto nuovo, quindi come anche per noi... È stato più, più facile eh, accettare un periodo di stop anche perché arrivavamo da una stagione parecchio difficile, eravamo tutti stanchi e quindi è stato più semplice. In questo momento sinceramente un secondo stop eh, ha un po'... l'ambiente è stato un pochino più eh, in difficoltà, adesso riprendere è stato più difficile per loro. Sono state molto contente, questo sì, dal punto di vista dell'umore. Sì, ma dal punto di vista fisico chiaramente è più complicato, è più complicato soprattutto perché sono adolescenti in crescita, quindi eh, è vero che sono ragazze, quindi magari lo sviluppo è già completato, però eh, eh, hanno bisogno di continuità, cosa che non è stata data quest'anno. Qui c'è anche un lavoro psicologico dietro a tutto questo. Eh sì, eh, soprattutto per uno spogliatoio di, di donne, e questo è difficile dalle prime squadre alle bambine molto piccole. Eh, io ho allenato sia i maschietti che le ragazze, che i disabili, quindi io ho un'ampia conoscenza di tutta l'attività la, con, uh, con loro e la cosa più complicata è fare gruppo perché le donne tengono a fare far dei gruppetti molto più piccoli rispetto a un gruppo molto grande e una volta che riescono però a fare gruppo difficilmente riescono a stare lontane e quindi questo, questo stop per loro è stato molto difficile.